Pensavate che ce ne fossimo andati, e invece no. Sono tornato qui con un nuovo video. Benvenuti! Dopo la festa del Capodanno arriva la Befana e, come vuole la tradizione, ai bambini buoni porterà i dolci, mentre ai bambini cattivi il carbone. Ma perché il carbone e non invece più semplicemente niente? L'Epifania, nome completo Epifania del Signore, è una festa cristiana celebrata 12 giorni dopo Natale. Oggi, con il termine Epifania, si intende invece soltanto la prima manifestazione pubblica della divinità di Gesù, quella con la visita dei magi. La Befana è una figura tradizionale di derivazione pagana che è entrata nella nostra cultura. Secondo la leggenda, sarebbe incarnata da una vecchia signora che la notte del 6 gennaio arriva nelle case a cavallo di una scopa per riempire le calze dei bambini buoni con i dolci, mentre invece per i bambini cattivi con il carbone. L'origine di questo personaggio è probabilmente legato ad antiche credenze pagane, che la collegano alla figura di madre natura e alla simbologia della rinascita. L'aspetto da persona anziana della Befana, in pratica, vorrebbe simboleggiare l'anno vecchio che è passato e che lascia spazio a quello nuovo. Secondo una versione cristianizzata di una leggenda risalente intorno al XII secolo, i re magi diretti a Betlemme, per portare i doni a Gesù bambino, non riuscendo a trovare la strada, chiesero informazioni a una signora anziana. Malgrado le loro insistenze affinché li seguisse per far visita al piccolo, la donna non uscì di casa per accompagnarli. In seguito, pentita di non essere andata con loro, dopo aver preparato un sacco pieno di doni, uscì di casa e si mise a cercarli senza riuscirci. Così si fermò a ogni casa che trovava lungo il cammino, donando i regali ai bambini che incontrava, nella speranza che ognuno di essi fosse il piccolo Gesù. Si dice che da allora girerebbe il mondo, facendo regali a tutti i bambini per farsi perdonare. Il carbone della Befana ovviamente ha un valore simbolico. Simboleggia, come abbiamo detto prima, l'aridità, il vecchio che scompare per lasciare spazio al nuovo, le ceneri dell'anno passato. Significa, in poche parole, rinnovamento. In questa festa poco importa se il carbone sia d'origine vegetale o minerale, ma se col carbone della Befana pensiamo di fare un uso salutistico o medicinale, allora le cose cambiano. Anche se il termine è identico, sia quello della Befana che quello medicinale sono tutti e due carboni, solo quello vegetale verrà usato per scopi salutistici e medicali, non certamente quello estratto dalle miniere di origine minerale. La parola carbone deriva dal latino carbo carbonis, che significa rendere asciutto, arido, e in effetti è proprio questo che fa. Il carbone vegetale o carbone attivo è conosciuto fin da tempi immemori per i suoi numerosi usi. Difatti veniva usato già da alcune popolazioni asiatiche per depurare le acque fluviali e renderle in questo modo potabili. La droga è ottenuta da legni leggeri, non resinosi e poco compatti, quali sono i giovani rami di pioppo, salice e tiglio. Si presenta in pezzi di masse nere, leggere, porose, fragili e che spesso conservano la forma e la struttura della parte di pianta da cui sono state ottenute. La polvere, che è la forma impiegata nelle terapie, è finissima, nera, leggera, asciutta, inodore e insipida. Se lasciata all'aria, può assorbire fino al 12-15% in peso di acqua. Il carbone non è costituito unicamente da carbonio, ma contiene sempre delle sostanze minerali che derivano dalla pianta da cui è preparato. In media contiene l'87-90% di carbonio, ossigeno, idrogeno e circa l'1,5-1,6% di ceneri minerali. La sua caratteristica principale è quella di assorbire determinate sostanze, facendole aderire alla propria superficie, e quindi pulisce e trattiene le tossine e i veleni, veleni che possono essere vegetali, ma anche arsenico, acido cianidrico, fosforo. Questa sua proprietà assorbente e sequestrante è data dal fatto che il carbone è poroso, e questo fa sì che la superficie specifica aumenti in modo esponenziale, rendendolo un efficace rimedio per disintossicare l'organismo. Al carbone vegetale sono riconosciute anche proprietà disinfettanti e antiputride. Trova impiego internamente nella cura delle flatulenze, nelle dispepsie gastriche e intestinali, nelle malattie intestinali di origine infettiva, nelle diarree, nella litosi, ma si può usare anche esternamente per trattare le ferite e le ulcere. La polvere di carbone può essere impiegata anche come ottimo dentifricio assorbente, deodorante e non abrasivo. Io consiglio,
a chi si mette in viaggio di portare sempre con sé un flacone di carbone di legno in compresse. Vi suggerisco di provare il carbone anche per contrastare la formazione di gas nell'intestino, però solamente per periodi brevi, in quanto con l'uso prolungato il carbone può dare stitichezza. Inoltre vi avviso che dopo alcuni giorni dalla cessazione del trattamento con carbone potrete trovare le feci con un colore più scuro del solito, ma state tranquilli, gradatamente torneranno alla normalità. Prima di terminare questo video, una piccola avvertenza. Non assumete mai carbone vegetale poco prima o poco dopo l'assunzione di farmaci, in quanto potrebbe assorbire anche questi e quindi ridurre l'efficacia dei farmaci stessi. Cari amici, spero che questo video post natalizio sia stato utile. Io vi auguro uno splendido anno e mi raccomando, seguiteci sempre sui nostri canali YouTube e Instagram. A presto!